ti abbiamo pianto, invece tu sei viva. Dobbiamo immediatamente avvisare Pietro, Aurora, la sua famiglia, questo è un miracolo. Celeste, io sto per morire. No, no, vedrai che con le cure giuste guarirai. No. Tutti i medici che mi hanno visitato hanno detto che non ho speranze. I miei polmoni. Vedrai che con l'affetto dei tuoi cari, con Pietro e Aurora, troverai il coraggio di lottare e di guarire. Il loro affetto mi sta già aiutando tantissimo a superare questa ultima prova. No, tu non puoi morire, tu non puoi morire. Ascolta, Celeste. Ascolta. Durante il nostro soggiorno in Africa, io ho imparato a conoscerti. E ho visto quanto sei buona, altruista, generosa. E allora c'è una cosa che vorrei chiederti. I bambini dell'orfanotrofio giù al borgo. So quanto ti stanno a cuore e mi sto già prendendo cura di loro. Bene. E poi c'è un'altra cosa che mi sta ancora più a cuore. Aurora e Pietro. Stagli vicino. Mi stai dicendo che non vuoi incontrarli? No. E nessuno deve sapere che sono ancora viva. Non puoi chiedermi questo. Pietro ogni giorno parla di te e non si capacita perché ti crede morta, e lo stesso Aurora. Pietro deve rifarsi una vita, deve andare avanti. Lo deve fare per sé e per la nostra piccola Aurora. Non hai voglia di riabbracciarlo? Di riabbracciare tua figlia e di averli accanto ancora una volta? Non sai cosa darei per poterle abbracciare ancora una volta. Ogni giorno rivedo i loro visi e risento le loro voci. E allora perché? Perché non si deve aggiungere dolore al dolore. Non devono piangere una seconda volta la mia morte. Sarebbe un dolore troppo grande per un mio piccolo attimo di felicità. Ascolta, Celeste. Ti affido Aurora. Lei è così giovane. Aiutala a ritrovare il sorriso, la serenità. Lo farò, ma non so se sarò capace di fingere, di tacere. Devi farlo per loro e per me. Questo è quello che voglio. Lo sai? Perché mi sono fatta portare in questo convento? Perché da quella finestra si vede il castello dei miei. E nelle mattine più chiare si vede anche il casale di Pietro.
Mi sembra di essere ancora accanto a loro. Mia cara dolce Anna. Va bene ragazzi, per oggi basta così, potete andare, bravi. Grazie. Padre, ma chi è quel ragazzo che suona così bene? Non l'ho mai visto prima in chiesa. È arrivato qui al borgo soltanto da qualche settimana. È un orfano, senza parenti né casa. L'ho sistemato a dormire in sacrestia e gli permetto di suonare sui gradini della chiesa per racimolare qualche soldo. Il suo violino ha una voce piena di grazia. Ma come si chiama? Lucio. Sei venuto a cercarmi? Veramente no, volevo parlare con Don Luigi. Ci vediamo dopo. Arrivederci, padre. Arrivederci. Figliola, ti vedo un po' turbata. In cosa posso aiutarti? Padre, lei non mi conosce. Sono Celeste Diubua. Ero in Africa con Anno Brofari. Sono stata io a portare alla famiglia la notizia della sua terribile fine. Iola, se oggi non trovi la forza di confidarti, puoi tornare domani. Il buon Dio sa aspettare. No, ho bisogno di condividere il mio segreto. Un segreto talmente grande che toglie il respiro. Ti ascolto. Anna Brofari è viva. Cosa? Ma chi ti ha raccontato una storia del genere? Lei stessa. È ricoverata nel convento sulla collina. Il suo corpo è devastato dalle fiamme ed ormai è prossima alla fine, ma è ancora viva. Povera creatura, ma perché lei ha voluto te al suo capezzale e non sua madre o Pietro? Ha deciso che i suoi cari non devono sapere nulla. Non vuole che soffrano la sua morte per una seconda volta. Ha detto che il suo è un atto d'amore. Sì, è un atto di grande generosità. Ed è un sacrificio terribile. Mi ha fatto promettere il silenzio. Ma io le chiedo che diritto ho di tacere. Di fingere con tutte le persone che la amano. Figliola, il tuo è un dubbio legittimo. Ma tu sei vincolata dal segreto che lei ti ha confidato. Un segreto enorme. Che mi pesa sul cuore e sulla coscienza. Lo sai che suoni davvero bene? Ma dove hai imparato? Mi ha insegnato mio padre. Sono sicuro che avete un'espressione smarrita. Non preoccupatevi, ormai mi sono abituato. Vuoi dire che sei abituato a non vedere? No, a quello non ci si abitua mai. Ma ho fatto l'abitudine al silenzio imbarazzato della gente.
Quando scoprono che sono cieco, non sanno mai cosa dire. Io volevo dirti che suoni meravigliosamente. Siete troppo buona. È la verità. La verità è che io non ho mai sentito una voce bella come la vostra. Cantate come un angelo. E di sicuro avete il viso di un angelo. Ma perché non mi dai del tu? Siamo musicisti tutti e due. Voi cantate nel coro della chiesa. Io sono un violinista di strada. Tu meriteresti di suonare in un teatro. Anzi, sai che ti dico? Dobbiamo cercare un pezzo da eseguire insieme, per voce e violino. Sarebbe bellissimo, ma non credo sia possibile. Per suonare, basta ci sia talento. Non occorre neanche saper leggere la musica. Da piccolo, mio padre mi mostrava il pentagramma. Ricordo ancora il disegno della chiave di violino. Ma perché tu non sei... No, non sono nato cieco. A 4 anni sono finito sotto le ruote di una carrozza. Sono svenuto e quando ho ripreso conoscenza non ci vedevo più. Da allora è tutto buio. Ma ricordo ancora l'azzurro del cielo e anche il verde dei prati a primavera. E nonostante tutto riesci a sorridere. Se sorrido è perché vi ho sentito cantare. La musica è un grande aiuto. Lo so. Io ho avuto dei problemi ad una gamba. Prima dell'operazione mi sentivo sola, diversa, condannata. Nei momenti difficili cantare mi ha sempre consolato. A me succede lo stesso col violino. Io e te abbiamo patito gli stessi dolori. Ma voi siete guarita. Io invece desidererei tanto vedere la luce del sole. Sapere come è fatto il vostro viso, i vostri capelli. Ora devo andare. Scusate, vi ho offeso, non volevo. Non sono offesa, ma sta arrivando mia madre. Prometto che torno a trovarti. Io sarò qui, ogni giorno. Io mi chiamo Gabriella. Lo sapevo che ti avrei trovato ancora qui. Andiamo, è tardissimo. Mamma, aspetta! Vedi quel ragazzo che suona sulla panchina? Sì. Ebbene? Ma non t'accorgi quanto è bravo. È un protetto di Don Luigi, un violinista pieno di talento. Ma è cieco. Oh, povero ragazzo. Certo, quando uno nasce con una disgrazia così... Ma lui quando è nato ci vedeva perfettamente. È diventato cieco per una disgrazia. È finito sotto una carrozza. Non credi che questo cambi tutto? È forse un bravo medico riuscirebbe a guarirlo? Questo non possiamo dirlo né io né te. Ci vorrebbe il parere di uno specialista. Ora che mi ricordo, nella clinica a Zurigo dove ti sei operata, c'era un reparto dove facevano degli interventi agli occhi. E non potremmo informarci? Non è giusto che un ragazzo così bravo e così... gentile, sia condannato a vivere nel buio. Sì, sì, te lo prometto. Adesso andiamo. Mi ha detto Don Luigi che si chiama Lucio. Il cognome non lo so, ma per scrivere alla clinica non serve, vero? Ti ha molto impressionata quel ragazzo. Ma che c'entra? È un'opera buona. Mamma, promettimi che scriverai domani. Te lo prometto, te lo prometto. Buongiorno. Buongiorno. Dove vai? All'orfanotrofio. Celeste, aspetta. Che è successo? Niente. Come niente? Sei pallida, agitata. No, niente, che non mi sento molto bene. Hai paura che non mi fidi di te e di quello che mi hai promesso su Herman? Guarda, io voglio crederti. Mi sembri una ragazza troppo leale e sincera per non mantenere una promessa. Mi hai detto che Herman non metterà più piede alla fabbrica e io ti ho preso in parola. Però sta attenta, perché è un uomo molto pericoloso e te ne accorgerai da sola. Ma aspetti qui. E poi che vuoi che ti dica? Basta che stia alla larga da me. Dove porti tutto questo ben di Dio? Al campo degli zingari.
È gente strana con cui è difficile intendersi, ma fanno una gran fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. Allora ho radunato un po' di roba e ho deciso di portargliela. L'avevo capito subito che eri un uomo buono, ma non ti immaginavo così generoso. No, è che chi ha conosciuto la fame capisce meglio quella degli altri. Sai, quando stavo in America ho faticato parecchio per mettere insieme il pranzo con la cena. Ma non è l'unico motivo per cui ci vado. Ci vai per Leon? Sì. Del vecchio non mi ha convinto. Voglio capire veramente se il padre picchia quel bambino oppure no. Quel ragazzino si fa voler bene. Non so, c'è qualcosa nel suo sguardo. Ma quel visetto così dolce. Posso venire con te? Se ti dico di no, mi accuserai di essere un uomo che non crede nell'emancipazione femminile? Chi te l'ha detto? Aurora. Mi ha fatto una ramanzina, perché secondo lei io sarei uno che non crede nella possibilità che le donne hanno di farsi largo nella vita e di far valere i propri diritti. Allora che fai? Sali da sola o ha bisogno di una mano, signora? Ce la faccio benissimo da sola, grazie. Molto bene. Porta altri due bicchieri. Subito, Boris. L'arrivo di un amico va sempre festeggiato. E se l'amico porta dei doni, allora la festa è doppia. Ho pensato che qualche coperta e un po' di viveri potessero tornarvi utili. Allora, dove credi di andare? La legna la viene a prendere dopo. Ora vai nel carrozzone. Nasconditi e non farti vedere per nessuna ragione. Ci siamo capiti? Altrimenti. Che vedo. I nostri amici del borgo che sono venuti a portarci da mangiare. Voi siete gli unici che dimostrano un po' di comprensione per la durezza della nostra vita. No, niente ringraziamenti, per carità. Visto che siamo qua, volevamo salutare il bambino, dov'è? Che peccato. Leone è andato nel bosco a raccogliere legna per il fuoco. Sicuro tornerà tardi. Va bene, sarà per la prossima volta. Brindiamo prima che ve ne andiate. Lo faremo volentieri, ma si è fatto tardi. Arrivederci. Arrivederci. Leon, vieni a giocare con noi. Ha mentito. Secondo me nasconde qualcosa. Queste visite non mi piacciono proprio. Secondo me non è stata la carità a spingerli fin qui. E che altro se no? Loro sono venuti per vedere Leon. Ma che ti viene in mente? Boris, ti stai facendo vecchio, ormai non annusi più il pericolo come una volta. Te l'ho detto e te lo ripeto, secondo me quella donna ha scoperto tutto. Sasha, io sarò anche vecchio, ma tu sei matto. Come può quella donna immaginarsi che Leon è quel bambino che le abbiamo portato via quando era ancora in fascia? Lasciaci soli. Vieni dopo a prendere la roba. Via, vai via. Ma vai, vai. Ti sei dimenticato che Leon ha una voglia sulla spalla sinistra e che i pironi hanno visto quel bambino spogliato perché l'hanno soccorso, lavato, pulito, rivestito. Quando era in fascia e noi l'abbiamo preso, quella voglia era così piccola che quasi non si vedeva. Però l'età combacia, e se lo guardi bene, Leon assomiglia a Celeste.
Te l'ho detto, quella donna sospetta qualcosa. Dobbiamo lasciare il borgo prima possibile. Smontiamo il campo. Ce ne andiamo domani. All'alba. Orsolina. Ma hai fatto fare un salto. Scusa. Il fatto è che sono agitata. Non ti dovevo permettere di nascondere Francesco qui al castello. Ma il marchese non sa che tu mi hai aiutata. Mi sono presa io tutta la responsabilità. Orsolina, se potessi parlare con Emma, potrei convincerla che Francesco è innocente. Che non è un sovversivo e soprattutto non ha ferito lui quel carabiniere, capisci? Lei, insomma, lei so che capirebbe e mi aiuterebbe. Ma non è lei che devi convincere. Ma lei potrebbe intercedere col marchese. Potrebbe convincerlo a nascondere Francesco ancora per qualche giorno. Almeno fino a quando si saranno calmate le acque. Sì, lei è buona, è comprensiva, è sempre attenta ai bisogni di tutti, ma... Ti prego. Ti prego, accompagnami da lei. Beh, intanto ho da fare. E poi potrebbe sembrare che te l'ho consigliato io. Va su da lei. Parlale come hai parlato con me. Grazie. Ma speriamo bene. Io capisco il tuo punto di vista. Però non lo condivido. Emma, non sono soltanto io a pensarla così. È assolutamente necessario isolare i facinorosi come Francesco. Sono dei sovversivi che meritano soltanto di finire in galera. Però Elisa è sicura che lui non abbia nessuna colpa, che non è stato lui a ferire il carabiniere. Elisa è accecata dall'amore. Comunque, anche ammesso e non concesso che Francesco non abbia ferito nessuno, ha comunque partecipato a quella sommossa. Quel ragazzo con quella sua aria da poeta, da rivoluzionario, è un pessimo esempio per tanta gioventù. E merita di finire in galera, come tutti quelli che la pensano come lui. Comunque, anche se non lo faccio arrestare, Francesco deve andarsene. E tu pensi davvero che questa sia la decisione giusta? Ma pensa ad Elisa. Da te, che pure sei suo padre, quella figlia non ha mai preteso niente. Né nome, né denaro. Ma come puoi non accontentarla? In fondo che cosa ti chiede? Soltanto di pazientare qualche giorno. D'accordo. Gli concedo di restare qui altri due giorni. Ancora una volta l'hai avuta vinta tu. Ma due giorni? Non un giorno di più. Francesco! Francesco, forza, svegliati! Che succede? Dobbiamo andare via di qua. Hai trovato una scoglia migliore? No, però è pericoloso stare qua. Ti metti le scarpe. Chi è? Elisa, sono più bandiera, Sasa. Ho portato un po' di pane e cacio. Grazie, Sasa. Aiutami. Sì. Che succede? Hanno chiamato i carabinieri? Pensi che il marchese ci abbia tradito? Non lo so. Sicuramente però tu, agli occhi di mio padre, sei un sovversivo. Suo padre? Ha detto padrone. Il marchese Obrofari è un padrone che vuole comandare su tutto e su tutti, anche sulle nostre idee. Chiedete una capatosta. Non so se è una buona idea, però. Uscire senza sapere dove andare. Troveremo una soluzione, ora andiamo. Volete che vi porto una tromba di provviste? Non c'è tempo, Sasa, grazie! Questi vanno ad inguaiarsi. Orsolina, ce l'hai messo lo zibibbo? A te non ti deve interessare. Se no finisci come l'altro giorno, che metà della torta te la sei mangiata te. Beh, se non me la mangi io, chi se la mangia? Il marchese che vecchio come il cucco. Vergognati. Non si manca di rispetto al padrone. Ah, Orsolina, ma fra padrone e padre, mi sbaglio, c'è una bella differenza. Lo credo, il marchese è il mio padrone, ma non certo mio padre. Però potrebbe essere padre di Elisa. Ma come ti vengono in mente certe cose? Elisa, prima, mentre parlava con Francesco, ha chiamato il marchese mio padre.
Avrai capito male. Ah, Orsolini, poi ce ne penso, ho sentito benissimo. E in ogni modo sarà il caso che ti fai gli affari tuoi. Non mi tappo pure la bocca. Non c'è nessuno, possiamo andare. Spieghiamoci. Forza, non siamo sicuro qua. Aspettami! Forza! Aspettami! Devo cercare di rifugiarmi in città. Eccolo! Deve essere lui! Non ti muovere! Guarda là! Fermo il sparo! Fermo! Questo è un colpo di fucile. Viene dal giardino. Sicuramente l'hanno scoperto. Fai attenzione, Giuseppe. Può essere pericoloso. Ecco quello che succede. Alla retta i sentimenti. Stai fermo! Stai fermo, ho detto! E dammi le mani! Muoviti! Avanti, muoviti! Muoviti, cammina! Così non combinerai più guai. Io non ho fatto niente. Lo racconterai al giudice. Sedizione, violenza, oltraggio pubblico ufficiale e ferimento di un appuntato dell'arma. Non ho ferito nessuno. E quella che voi chiamate sedizione è una sacrosanta protesta contro le ingiustizie di questa società. Essa! Vai! Confesso, signor Marchese, che non mi sarei mai aspettato di trovare un anarchico nascosto in casa sua. Questo è davvero l'ultimo posto nel quale noi avremmo cercato. D'altra parte, le informazioni che abbiamo ricevuto erano particolarmente precise, molto circostanziate. Non mi sarebbe mai venuto in mente di nascondere in casa mia un rivoluzionario. Scusatemi se mi intrometto. Pure lei, signor Marchese, mi perdoni. La colpa di tutto sconquasso è solamente mia. Io non lo sapevo che Francesco fosse un poco di buono. Mi ha chiesto asilo e io l'ho fatto entrare. Ma vi rendete conto che quel tipo era ricercato per il ferimento di un carabiniere? E come lo potevo immaginare? C'è un maresciallo e io sto sempre in cucina. E i giornali non li legge? Io con i giornali veramente ci incarto le uova. E poi non so leggere. Però fa delle torte che sono una poesia. Ma adesso i carabinieri vogliono arrestare Ossolina perché ha fatto un'opera buona. Sa. Maresciallo, io non voglio intralciare la legge. Fate il vostro dovere. Marchese, scusatemi se mi impiccio pure io. Ma se si porta Ossolina, poi in cucina chi ci sta? Va a finire che rimaniamo tutti a digiuno. Sa, porta rispetto alle forze dell'ordine che ci proteggono. Stai tranquillo, Sasà. Per questa volta chiuderemo un occhio. Le siamo molto riconoscenti, maresciallo. Di nulla, Marchese, assolutamente di nulla. La vostra buona fede non è mai stata in discussione. E anche Ossolina la conosciamo come una persona semplice, affezionata, sincera. Piuttosto, Sasà, la prossima volta che ci incontri, ti voglio vedere sull'attenti e col saluto militare. È chiaro? Comandi, signor maresciallo. Riposo. Siamo usciti da questa situazione per un miracolo. Quello che io non riesco a capire è chi può avere... Elisa! Figlia mia, sei sconvolta. Come può essere successo? Perché l'ho denunciato? Perché l'ho denunciato? Ma cosa dici? Stavo proprio parlando con Emma di chi può avere... Ma perché l'ha denunciato? Ma che bisogno c'era, Io e Francesco ce ne stavamo andando dal castello, proprio come lei voleva. Era l'unica occasione che lei aveva di dimostrarmi il suo affetto. E lei che cosa fa? Lei chiama i carabinieri, ma lei che razza di uomo è? Elisa, calmati e ti prego, ascoltami. Emma mi aveva convinto, io volevo solo aiutarti. È una bugia! È una bugia! L'ho sentita con i miei orecchi che è una bugia! Ma che sciocca! Ma che cosa?
Questo dovevo aspettarmi da lei, dal grande Marchese Brofari. Lei non si sporca le mani, vero, con un ragazzo che sogna la libertà? Ma no, non è vero, non è giusto. Giusto? Lei ha il coraggio di parlare a me di giustizia? La giustizia era un sogno di Francesco. E lei lo ha fatto arrestare giustamente. Elisa, Elisa, ti scongiuro. Devi ascoltarmi. Le cose non sono andate... Non mi tocchi. Non si avvicini a me. Lei sarà anche mio padre, ma... Ma io la odio. Ha capito? Io la odio. Elisa, ma facci almeno parlare, spiegare. Ma state attenti. Perché io vi giuro... Io vi giuro che questa volta vi farò pagare il vostro tradimento. Lo giuro. Catturato l'anarchico Francesco Lanzi. Nascosto all'insaputa dei marchesi Obrofari nella cantina del loro castello e catturato dalle forze dell'ordine mentre tentava una fuga solitaria. Era quello che volevi, no? Non esattamente. Avrei preferito un titolo molto più divertente e anche più corrispondente al vero. Un titolo che additava il marchese Obrofari come complice e protettore del sovversivo Francesco Lanzi. E vabbè, esagerato. Intanto Francesco è in prigione e questo agevola i tuoi piani nei confronti di Elisa. Ma cosa vuoi che mi importi di un ragazzo con la testa infarcita di ideali? È un'esca troppo piccola per un pesce cane come me. E per quanto riguarda Elisa, mi interessa per altri motivi. E quali sarebbero questi motivi? Vorrei cercare di capire come ha fatto a convincere il vecchio Brofari a dare rifugio a un anarchico sovversivo ricercato dalla legge. Sapere perché. Cosa c'è sotto? Sai che facciamo? Sì, andiamo fuori a colazione. Uscirai tu e andrai a trovare la povera Elisa, la tua migliore amica sarà disperata. Perché hanno arrestato l'uomo della sua vita. Avrà bisogno di una spalla su cui piangere, una persona con cui sfogarsi. Eh? È vero, starà male. Ma lei non mi sente. Uffa, che cosa le devo dire? Clara, devi consolarla e soprattutto farla parlare, parlare. E cercare di scoprire perché il marchese Obrofari ha accettato di dare rifugio a Francesco Lanzi. Tutto qui. Va bene. Nessuno? Elisa? Elisa? Ah, perché non mi ha risposto? Non ho voglia di parlare con nessuno, Clara, vai via, per favore. Ho letto sul giornale che hanno arrestato Francesco. È per questo che mi sono precipitata qui. Oh, Elisa... Mi sento così responsabile di quello che è accaduto. Se lo avessi tenuto a casa mia, forse non l'avrebbero preso. Tu hai avuto paura, io non posso volertene, Clara. Poi comunque non sei tu che mi hai tradita. È stato Giuseppe Obrofari. Giuseppe Obrofari, io lo dirò per tutta la vita. Ti ha tradito? E come? Mi ha tradito nel peggiore dei modi, Clara. Ho saputo che tenevo nascosto Francesco nella cantina del castello. Mi ha ordinato di portarlo via il giorno dopo. E invece ho chiamato i carabinieri e l'ho fatto arrestare. E non mi sarei mai aspettato un comportamento così abietto da lui. Mai. Di che cosa ti meravigli?
Un nobile non può mica proteggere un anarchico. Avevo chiesto di farlo per me, capisci? Ma come può un padre tradire una figlia così? Ma come può? Un padre? Oddio mio, Giuseppe Obrofari è tuo padre? Sì. Giuseppe Obrofari è mio padre. Il grande nobile che tutti onorano. Ha approfittato di mia madre mentre ero ubriaco. E così eccomi qui, sono nata io, capisci? Quando mi ha svelato la verità io non gli ho chiesto di essere riconosciuta. Volevo soltanto che mi volesse bene, che mi potesse capire, che mi stesse vicino, capisci? E invece lui cosa fa? Lui ha fatto arrestare Francesco. Ma io non glielo perdonerò mai. Ma sei sicura? Ma che prove hai? L'ho sentito con le mie orecchie, Clara. Ho sentito che parlava con sua moglie dicendogli che gli anarchici dovrebbero finire in galera. E poco dopo è arrivato uno squadrone di carabinieri. Che prova di così? Tu non ci crederai. Sapessi quante volte io ho immaginato che Giuseppe Obrofari potesse essere tuo padre. E hai immaginato bene. Però mi devi promettere una cosa, Clara. Questo deve rimanere un segreto. Perché a parte Francesco, mia madre, Emma, non lo sa nessuno. Promettimelo. Ma è ovvio. A parte noi che ci conosciamo, chi altro lo deve sapere? Non ti preoccupare, su. Meno male che ci sei tu. Bonjour. Monsieur Dubois est arrivé. Faites l'entrée, laissez-nous seuls. Tout de suite, monsieur Claver. Si vous voulez bien, monsieur Dubois. Merci. È un piacere ricevervi. Mentite male, Claver. Io sono l'ultima persona che voi avreste voglia di incontrare. Accomodatevi. Comincia a scottare una poltrona di direttore, vero? La compagnia è in ottime condizioni. I nostri commerci con l'Oriente rendono bene e io... Voi non avete più un'azione. Andiamo, da tempo siete nelle mani degli usurai. E oltre ad aver perduto tutte le vostre quote ed esservi indebitato con me, avete anche sottratto qualcosa come 100.000 franchi dalle casse della società. Un ammanco che ora temete venga scoperto da un giorno all'altro. Non è vero. Ho venduto parte delle mie azioni, ma niente di più. Claver, voi siete rovinato. Ho fatto degli investimenti sbagliati, ma questo non significa assolutamente... Voi avete investito tutte le vostre azioni in una società panamense e poi avete scoperto semplicemente che non esiste. E voi come lo sapete? Lo so. E più tardi capirete il perché. Al momento voi non avete né denaro né onore. Invece avete bisogno sia dell'uno che dell'altro. Se non sbaglio, vostra figlia sta per sposarsi un ricco rampollo della nobiltà francese. È un peccato che il matrimonio salti, ma del resto quando scoprirà lo scandalo. Dubois, che interesse avete a distruggermi? Se andrò in rovina non riavrete più il denaro che mi avete prestato. Oh, è un'ottima osservazione, Claver. Avete ragione. Va bene. Ti aiuterò. Io vi offro di annullare il debito che avete con me. Vi farò riavere anche i 100.000 franchi che avete sottratto alla compagnia e, oltre naturalmente i soldi necessari
per portare vostra figlia sull'altare. Dite davvero? Davvero, davvero. Beh, naturalmente voglio qualcosa in cambio, ma quando sentirete la mia richiesta, converrete con me che si tratta di un ottimo affare. Dite pure, Dubois. Io sono disposto a tutto. Che cosa volete? La vostra vita. La mia vita? Ah, beh, sì. Converrete con me che il momento non vale un granché. Voi siete povero, disonorato, odiato da vostra figlia, che vi accuserà di averle rovinato il suo futuro. Al momento credo che nessuno offrirebbe un franco per voi. Se invece accettate la mia offerta, annullerete tutti i vostri debiti e vostra figlia avrà la dote per potersi sposare. Il giorno successivo al matrimonio voi morirete. Come morire? Perché? Beh, come presto detto, berrete il liquido contenuto in questa boccetta e in meno di 5 minuti voi semplicemente non sarete più. Un colpo apoplettico, diranno i medici. Quanto al perché, è una lunga storia. Ma forse un nome potrebbe schiarirvi le idee. Quale nome? Vi ricordate di Gérard de la Roche? Sì, certo. È stato il fondatore della compagnia del Grande Oriente, ma... E più di 20 anni fa voi e i vostri amici avete fatto ingiustamente imprigionare e morire per impossessarvi di tutti i suoi averi, compagnia compresa. No. L'idea non è stata mia. Ma voi siete stato consenziente, obbediente, complice. Ah sì, è vero, l'idea fu di Durand, che si fece aiutare da Ferrand e a Poiret. Tutti morti in strane circostanze, nel giro di pochi anni. Ecco, vedo che incominciate ad afferrare la situazione. Sì, certo, Durand fu aiutato anche da altre brave persone come voi. Ma tutti voi non avete sulla coscienza soltanto la morte di Gérard de la Roche, ma anche quella di molte altre persone. Quando verrà la vostra ora, ricordatevi di lei che si tolse la vita a causa vostra. Dubois, ma voi chi siete veramente? Qua è il cognome di mia madre. Quello di mio padre è De La Roche. Vi basta questo per comprendere il mio desiderio di vendetta? Date retta, Claver. Accettate la mia offerta, vi conviene. Perché voi siete comunque un uomo morto. Ferma!
niente ancora. Lavorate, lavorate, continuate a lavorare. Sono venuto solo a dare un'occhiata. Ma questo che vuole? Ti chiedi chi sono, vero? Giusto. Sono un socio di Dubois, che è socio di Pironi e perciò sono uno dei proprietari della fabbrica. E mi è sembrato giusto venire a controllare. Quante macchine producete in un mese? Beh, più o meno... Dai, continua a lavorare, su. Sì, sì. Bravi. Attento. Hai ragione. Ecco, non ci sto con la testa. Il fratello ha 3 bambini e una moglie incinta. E per non farsi pignorare la terra ha svenduto il raccolto e non sa come far mangiare la sua famiglia. È disperato, ma con quello che guadagno non so proprio come aiutarlo. Eh sì, i soldi aggiustano sempre tutto. Poveracci noi che non abbiamo mai. Se hai bisogno di soldi puoi chiederli a me. Sono uno dei proprietari della fabbrica, posso farti un prestito. Magari, io la ringrazio. Herman! Va bene, va bene. Che sei venuto a fare? Tu qua non ci devi mettere più piede, hai capito? Vattene. E tu perché dai confidenza agli estranei? Invece di lavorare. Torna al lavoro. Ma era pronto a farmi un prestito. Perché non l'hai chiesto a me? Perché? Lavorate. Anche voi, al lavoro! Ai, 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 Pietro Pironi. Io speravo che tu avessi perso i tuoi soliti modi inurbani, invece sei sempre uno zotico. Vattene, Herman! Vattene, t'ho detto! E lascia stare i miei operai! Oh, oh, oh. Ma tu dimentichi che sono anche i miei operai, eh? Sono socio di Dubois. Che strano il destino, eh, Herman? Una volta avevamo in comune una donna e adesso abbiamo in comune una fabbrica. L'hai voluto tu. Vedi, questa può fare molto, molto male. Ma sì, ammazzami. E ammazzami, bastardo. Così finisci in galera per tutta la vita. No. Pietro, ti sbagli anche per questa volta. Questa sarebbe legittima difesa. Adesso basta, metta via quella pistola. Ti prego, torna in te. Vieni qua soltanto per provocarmi. Basta! Ma sì, portatelo via. Ma dobbiamo chiarirla questa situazione. Non erano questi i patti. Venga, Celeste, venga, allontaniamoci. Non vorrei le succedesse qualcosa. Non c'era bisogno di tirare fuori la pistola. Nemmeno quando si è assaliti da un energumeno. Era fuori di sé perché non si aspettava di vederla qui. Gli ho promesso che non sarebbe mai venuto qui in fabbrica e lei lo sapeva perfettamente. Come mai è qui? Perché suo padre voleva farle sapere che tornerà da Parigi fra qualche giorno e io mi sono offerto di avvisarla. Lei passa quasi tutto il suo tempo qua. Seguire il lavoro mi piace molto. Ah, queste donne moderne, eh? Vogliono tutte lavorare fuori casa. O forse c'è sotto qualcos'altro. Cosa vuole dire? Lei è una creatura splendida, Celeste. Anche i galli sono d'accordo. Lei ha un tale slancio per Pietro, sempre così generosa nei suoi confronti, pronta a proteggerlo, a difenderlo. Chissà, forse nutre per lui un sentimento particolare, un'attrazione. È completamente fuori strada, mi dispiace. Pietro è un uomo segnato dalla sofferenza che sta cercando a fatica di ricostruirsi una vita. Cerco soltanto di aiutarlo. Ah, che cuore generoso. E allora vorrà accudire anche me? Lei non immagina nemmeno quanto io soffra per la morte di Anna e quanto abbia sofferto in passato per il suo tradimento e il suo abbandono. O forse le pene di Pietro la toccano di più? Forse è meglio che se ne vada. Vuole venire con me? Preferisco di no, grazie. Arrivederci.
Andiamo! Guarda chi si vede. Eh sì, volevo darti una notizia. Perché aspettare domani? Una notizia che meriterebbe un regalo, però vabbè, lasciamo stare. Su, se la sorpresa è ghiotta, avanti, dammi questa notizia. Giuseppe Obrofari è il padre di Elisa. Io la trovo una notizia straordinaria. Tu no? Ne sei sicura? Sì. Pare che 20 anni fa, tornando ubriaco da un ricevimento, si è infilato nella stanza di Agnese, la serva, e si è scabricciato un po'. Obrofari, il marchese. E così è nata Elisa. Beh, devo dire che la notizia è davvero ghiotta, ma non è una vera sorpresa. Allora lo sapevi già. Qualcosa avevo intuito. E così, adesso che è diventato ufficiale, sappiamo che anche il marchese Obrofari ha corso la cavallina. Io vorrei sapere se esiste un solo uomo che non ci prova almeno una volta. Oh, non il marchese Obrofari, con quella sua aria da gentiluomo ottocentesco. Troppo serio, impeccabile, severo. Perché parlare di lui? Adesso pensa un po' a me. E io che cosa mi merito? Tutto il piacere del mondo. Amatissima Elisa, questa lettera non è indirizzata soltanto a te, ma anche al nostro bambino che deve nascere. Io vorrei essere con voi, ma non sono pentito di quello che ho fatto, perché il sogno di un mondo più giusto l'ho coltivato anche per la piccola creatura che tra qualche mese vedrà la luce. Celeste! Come mai sei qui? Voglio da te un impegno preciso riguardo ad Herman. Non tollero più di vederlo in fabbrica, chiaro? Farò in modo che non venga più. Questo l'avevi già detto. Vuoi accusarmi di non essere di parola? Senti, non voglio litigare. Io ti stimo. E so che vuoi il bene della fabbrica e degli operai. È così. Ma un conto avere a che fare con te, un conto dover subire la presenza di quell'individuo. È un amico di tuo padre. Alloggia nel suo palazzo. Ha degli affari con lui. Tu che mezzi hai per contrastarlo? Mi sono fatta promettere esplicitamente che non verrà più, ti basta? Non mi basterebbe nemmeno se l'avesse messo per iscritto, visto che è senza parola e senza onore. Cosa dovrei fare, cacciarlo fuori di casa? Se lo meriterebbe. Allora siamo d'accordo. In fabbrica o lui o io. Grazie per essere venuta. Questo comportamento aggravate la vostra situazione, che è già molto difficile. Io non faccio la spia. È un vostro dovere collaborare con la giustizia. E se lo farete, il tribunale ne terrà conto. Avete me. Cos'altro volete? Voglio il nome dei vostri complici. Io ve l'ho già detto, non tradisco i miei ideali, non tradisco neanche i miei compagni. I vostri compagni sono dei sovversivi, che vogliono minare l'autorità dello Stato. Perché immaginiamo un mondo senza guerre, senza ingiustizie, senza confini? Intanto fomentate i moti di piazza. Voi avete ferito un carabiniere. Non sono stato io. E allora ditemi il nome del colpevole.
Questa è la vostra ultima possibilità. Vi decidete a parlare oppure no? Anche se lo sapessi, non direi una parola. Guardia! Vi pentirete del vostro silenzio. Ti disturbo. Ti penso continuamente, volevo vederti. Sono così stanca. Ti lascio riposare? No. Parlami di Aurora. Aurora sta frequentando un atelier di moda. Disegna degli abiti bellissimi. Ha sempre avuto talento per il disegno. Fin da bambina. E Pietro. Dopo un lungo periodo di smarrimento, finalmente ha cominciato ad occuparsi della fabbrica. Anzi, ormai sembra diventata la sua unica ragione di vita. Il lavoro, ma anche Aurora. È un uomo onesto, determinato, tenace. E poi è bello. Ed è puro come un bambino. Spero tanto che non resti solo. Non sarà facile per lui. Ti ha amato tanto. E nessun'altra donna può sostituirti nel suo cuore. Dovrebbe trovare una come te. Anna, ma cosa dici? Magari. Per favore, prendi questo. Sì. Aprilo. È un regalo di Aurora. L'ha disegnato lei. È bellissimo. Ha come Anna. È come Aurora. Me l'ha dato prima di partire per l'Africa. Voleva che io sapessi che era sempre con me. E sarà sempre con me. Ma dove vado adesso? Non serve portarsi dietro niente. E invece questo dono d'amore può trasformarsi in qualcosa di utile. Come? Vendilo, Celeste. E usa il ricavato per i bambini dell'orfanotrofio. Il pensiero di quei piccoli mi accompagna sempre. Ci stiamo già occupando di loro e presto andranno a vivere in un nuovo istituto e... Anna. Celeste, lasciala riposare adesso. Sì. Vieni.
Sebastiano! Ti confesso che non mi aspettavo di trovarti qui. Mantengo sempre le promesse. Per principio. Anche io. Come ti ho già detto. Ci conto. Per quello che mi riguarda, ho preso un impegno nei confronti dell'orfanotrofio. Posso certo lasciare questi bambini senza un tetto sulla testa. Anna non me lo perdonerebbe. Povera Anna. Sai che darei per poterla rivedere anche un istante soltanto. Non riesco ad arrendermi all'idea che non ci sia più. Pietro, guarda che Anna. È sempre accanto a te. E nessuno deve sapere che sono ancora viva. Non puoi chiedermi questo. Pietro ogni giorno parla di te e non si capacita perché ti crede morta e lo stesso Aurora. Non devono piangere una seconda volta la mia morte. Sarebbe un dolore troppo grande per un mio piccolo attimo di felicità. Che vuol dire sempre accanto a te? Sono sicura che Anna vi segue dal cielo. E vuole la vostra serenità, tu e di Aurora. E sai che mi direbbe se fosse qui? Cosa? Che la vita deve continuare. E il lavoro pure. Stilio. Dimmi, Pietro. Visto che abbiamo ancora qualche ora di luce, perché non montiamo subito questo ponteggio? Va bene, adesso questa la mettiamo in piedi e la installiamo sui ponteggi. D'accordo, prendete le altre palanche, qua ci penso io. Grazie, Sebastiano. Prego. Vai, andate a prendere altre palanche. Va bene. Vai, tira. Tu, dai. Ce l'hai? Pietro. Ferma. Ma ho bisogno d'aiuto. Piano, attenti sopra. Ma come succede? Si è schiacciata. Calma. Come stai? Un dolore fortissimo al braccio. Fammi vedere. Io non credo sia rotto. Aspetta, aspetta, aspetta. Piano, piano. In ogni caso bisogna dargli un'occhiata. Piano. Occorre un massaggio con un unguento a base di erbe. E poi 3 giorni di una fasciatura un po' sostenuta. Dove hai imparato? In Africa. I bambini del villaggio erano dei veri scavezzacolli. Si arrampicavano spesso sugli alberi e cadevano. Ne avrò trattati 5 o 6. Adulti? Tu sei il primo. Sto facendo da cavie. Quasi. Aspetta, ti aiuto. Aspetta. Piano, piano, piano. È un unguento a base di erbe. Contiene delle foglie di arnica. Toglierà il gonfiore e la tua spalla tornerà come nuova. Brucia. Un po'. Forse è meglio se... Cosa? Faccio la fasciatura. Buongiorno, signor direttore. Signor Conte.
Conte Ludovisi. Io non posso non ringraziarla della fiducia che mi ha accordato. Direttore, direttore. Spero che lei si renda conto che questa è la seconda occasione che ha di fare un grande colpo giornalistico. Non creda che io sottovaluti l'importanza delle sue informazioni. Bene, bene. Vi riveleremo chi è la figlia segreta del marchese Obrofari. Ci vorrà un titolo a 9 colonne che comprenda l'intera pagina. Giusto, giustissimo, signor Conte. Spareremo la notizia a lettere cubitali. Bene. E oltre al titolo ci vorrebbe un testo che sappia mordere, che punti l'indice. Posso stare tranquillo? Lei può stare tranquillo, signor Conte. Io stesso scriverò il servizio, vedrà. Vedrà che saprò mettere a frutto la sua informazione. Tutta Roma parlerà della paternità clandestina del marchese Obrofari. E quando uscirà questo pezzo? Mi lasci qualche giorno, una settimana al più, per raccogliere qualche testimonianza, qualche dichiarazione. E poi condiremo il tutto con il pepe che ci vuole in questi casi. Bene. Il pannello laterale va tagliato tutto sagomato. Adesso si possono togliere. Perché altrimenti vedi, il vestito non scende bene sui fianchi. E anche il décolleté sagomato. Per la manica, invece, avevo pensato ad un taglio in dritto filo e ad un tessuto in raso, da rendere quell'effetto lucido opaco. Va bene. Allora, Serafina, come va con questa ragazza? Sembra abbia passato tutta la vita in una sartoria. E poi che estro, che inventiva. Serafina è troppo buona. Può darsi. Ma sappi che sei riuscita ad accontentare anche donna Patrizia Scossi. È la signora dall'abito color pervinca? Proprio così. È lei. È il terrore delle sarte. Non le va mai bene niente. Beh, poverina, è malfatta. Ho dovuto pensare per lei ad un corpetto completamente aderente ed una gonna a corolla che le nascondesse il fondoschiena un po' abbondante. Aurora, la sarta è come un confessore. Sa tutti i segreti ma non li dirà mai a nessuno. Allora come va? Sei contenta del tuo lavoro? Moltissima. Io davvero non so come ringraziarla per questa opportunità. Ma non lo devi dire neppure. Tu hai un grande talento ed è giusto che tu lo usi. E poi dammi del tu. Va bene. Lei è così. Tu sei così buona. Anche i miei ti ringraziano molto. Mi ha fatto così piacere conoscerli. Al ricevimento che hanno dato per raccogliere i fondi per l'orfanotrofio. Lo sta costruendo quel loro vicino. Come si chiama? Pietro Pironi. Lo conosci bene? Sì. Siamo entrate così in confidenza che sento di volerti rivelare un segreto. Aurora, io non voglio assolutamente forzarti a farlo. Ma no. Eleonora, è a me che fa piacere parlartene. E poi sono sicura che con la tua sensibilità capirai. Anna Obrofari non era mia sorella. Era mia madre. Lei e Pietro si erano innamorati da giovani ed io sono il frutto di quell'amore. Vuoi dirmi che Pietro è tuo padre? Sì. Dopo tanti anni di lontananza e sofferenze avrebbero finalmente potuto sposarsi e riconoscermi. Ma mia madre è morta. E così agli occhi di tutti continuo ad essere la figlia di Giuseppe e Emma Brofari. È una storia terribile. Allora Pietro non ti potrà mai riconoscere pubblicamente. Adesso sembra che invece il riconoscimento ufficiale sia vicino. Mi dispiace. Scoprire la tua vera madre e poi perderla così. Pensavo che fosse mia sorella. Ma se mi guardo indietro mi rendo conto che è sempre stata una mamma per me. Presente, affidabile, affettuosa.
Voglio farti vedere una cosa. Il ciondolo glielo avevo regalato poco prima che partisse per l'Africa. A tutto avrei pensato, tranne che non tornasse più. Povera Aurora. Povera Aurora. Anche per Pietro non deve essere stato facile riprendersi. E continuare a vivere. C'è qualcuno che lo consola? Ci sono io per lui. Ciao. Ciao. Gli altri? Agnese è nell'orto e tuo padre tornerà tra poco dai campi. Dovrebbe riguardarsi. Lavora 13 ore al giorno e non ha più 20 anni. Sì, è vero, hai ragione. Però preferisco che in questo momento non sia qui. Perché? Perché ti devo parlare da sola. Dimmi. Mi ha scritto Francesco. Ah, ti fa sapere quando ci sarà il processo? No, non lo sa neanche lui. Però dice che probabilmente passerà molto tempo prima che lo convochino in tribunale. La giustizia quando vuole ha dei tempi molto lunghi. La giustizia? Ma lui non ha commesso nulla. Non ha commesso nulla e verrà condannato ugualmente. Tu sei sicura che sia innocente? Beh, se avesse commesso qualcosa me l'avrebbe detto, no? Francesco è un idealista, è un poeta che sogna la pace. Ma siccome serve un capro espiatorio, sicuramente faranno cadere su di lui una colpa che non ha. Io questo non lo posso accettare. L'innocente in galera è una vergogna per tutti. Io vorrei aiutarvi, vorrei fare qualcosa, ma onestamente non so che cosa. Ti prego, Pietro, aiutami tu. Sai cosa possiamo fare? Possiamo provare a parlare con Alfiero. Forse lui può fare qualcosa. Va bene. Chi è? Di solito si aspetta il permesso per entrare. Sì, lo so. Ma non avrei mai accettato che tu mi mandassi via. Che cosa vuoi, Herman? Ti prego, non dirle niente. Guarda prima cosa c'è qui dentro. Io non voglio e non posso accettare regali da sconosciuti. Io non sono uno sconosciuto. E quello che c'è lì dentro te lo ricorderà. Stai sbagliando tutto, Herman. Io non posso accettare un gioiello così prezioso. L'anello serve solo a evitare che la foglia voli via. Se c'è qualcosa di prezioso in quell'astuccio, è quella foglia disseccata dal tempo. Perché una foglia? Ti cadde in grembo il giorno in cui ci siamo incontrati, mentre passeggiavamo per Villa Borghese. Sono passati 18 anni da allora e quella foglia è sempre rimasta con me. È vero, era autunno. Ci sedemmo su una panchina sistemata sotto una quercia. E quella è una foglia di quercia che non mi ha mai lasciato come il ricordo che ho di te. È un ricordo così romantico. Di un passato che non ritornerà mai più. Sono una donna felicemente sposata, Herman. Felicemente? Non ti permetto illazioni sul mio matrimonio. Eleonora, ti ho vista insieme a tuo marito e sono abbastanza esperto da capire quando fra un uomo e una donna passa qualcosa. Adesso basta, Herman. No, non puoi chiedermelo. Io ti inseguirò, ti cercherò, senza mai arrendermi. Nella mia vita ci sono stati momenti difficili, ma ora sono un uomo ricco e riabilitato agli occhi del mondo. Questo non cambierà nulla. Non per me.
Ora ho la possibilità di provare a renderti felice. Non succederà mai, Herman. Tu non conosci la mia testardaggine, Eleonora. Nel bene e nel male. Elisa ti ha detto la verità. Francesco non c'entra niente con il ferimento di quel carabiniere, che peraltro mi dicono essersi già rimesso. Così potrà testimoniare? No. L'hanno riammesso al corpo, ma l'hanno spedito al nord, proprio per non farlo testimoniare, così i giudici dovranno basarsi sui referti e potranno calcare la mano. Ma perché tutto questo accanimento? Il governo ha paura, teme rivolte di piazza. Hanno bisogno di un colpevole al quale infliggere una condanna esemplare. Ma dobbiamo aiutarla a fuggire. Non possiamo lasciare che passi il resto della sua vita in carcere. Elisa, tu non capisci che questo processo non si farà mai. Manderanno Francesco all'isola d'Elba, in una vecchia fortezza dove i prigionieri soffrono pene orribili. È assurdo. È assurdo che non ci sia un mezzo legale. Parlare con un avvocato... In questo caso gli avvocati non servono a niente. Vogliono i ribelli, come li chiamano loro. Così terranno Francesco all'Elba, pane, acqua e botte finché non parlerà. Oppure morirà. Dobbiamo aiutarlo a fuggire. Sarebbe possibile una cosa del genere? Magari corrompendo qualche guardia? No, non credo sia una questione di denaro. Ci vorrebbe un diversivo. Forse io un'idea ce l'ho. Vinci. Ah, Agostino! È tanto che non ti si vede nel mio locale. Passavo di qua e mi sono detto, posso offrirmi un bicchiere di vino? Questa volta offre la casa. Mi è arrivato un rosso che rimette al mondo. Bene, siediti. Un rosso? A me però ha dato un bicchiere di bianco. Allora cos'è? Il rosso lo lascia solo per gli amici? Glielo dici tu che per me i clienti sono tutti uguali? E che il mio vino è sempre buono? Sì. È buono, signora, può fidarsi. Ah, Yvonne, siccome sono nuova di qua, forse è il caso che mi presenti. Piacere, mi chiamo Yvonne. Agostino Pironi, piacere. Ecco qua, due bei bicchieri di vino rosso. Prego. Vuole accomodarsi? Grazie, ma soltanto 5 minuti, che poi devo andare. Ho una cliente che mi viene a casa e non posso farla aspettare perché certe donne hanno un caratterino che glielo raccomando. Mi scusi, ma di dov'è lei? Io sono di Vignola, il paese delle ciliegie, sai, in Emilia. E del prosciutto cotto, quello buono. Beh, noi lì col mangiare si fa sul serio, eh. E come mai è venuta ad abitare qui al borgo? Se le dovessi dire tutti i perché e i per come, ne verrebbe fuori un bel romanzo, mi creda. È stato un piacere. Arrivederci alla prossima. Arrivederla. Oh, attenzione. Prego. Grazie. Molto gentile. Non si preoccupi. Scusi, che fa? Niente, niente. Voglio soltanto dirti una cosa. La persona che credi di aver perduto per sempre ti è molto vicina. Ma c'è un sipario trasparente che vi divide. Una parete di vetro che ti permette di vederla, ma che non ti fa sentire la sua voce. Anche perché quella creatura non ha voce. Non capisco cosa vuole dire. Non importa. Ma il giorno in cui lo capirai sarà un bel giorno per te. Buongiorno. Celeste. Buongiorno.
Quella donna che è appena andata via, la conoscete? Mi ha letto la mano, ha detto delle cose incomprensibili. Beh, sì, è arrivata da poco. In effetti fa un mestiere un po' buffo. Legge i tarocchi e anche la mano. È passata a me per cercare qualche cliente. Prima era alle prese con il nostro Agostino, vero? Vinci. Ma dai, dai, ammettilo che ti ha fatto colpo, eh? Secondo me un giorno o l'altro andrai da lei con la scusa di farti fare le carte, no? Non dire sciocchezze. E comunque fate gli affari tuoi. Vinci, ci porti qualcosa da mangiare? Scusate. Arrivo. Accomoda, Celeste. Grazie. Era davvero molto strana. Sì, strana, ma simpatica. Pensa che è riuscita a far parlare anche un orso come me. Che da anni non scambiava due parole con una donna. Invece una donna che ti sa capire ti fa vedere la vita da un altro punto di vista. Ha proprio ragione. Per tanti anni il ricordo di mia moglie Santina è stata la mia unica compagnia. Ho visto i figli crescere, affrontare le difficoltà della vita, andarsene in America, come ha dovuto fare Pietro e poi Nicola. E senza accorgermene, gli anni sono passati, senza avere nessuno accanto con cui condividere le mie pene. Ma ha sempre avuto accanto Agnese. È una perla. Ma mia sorella è un'altra cosa. Ma gli zingari stanno andando via. E chi li tiene fermi a questi? Quando sono stata lì al campo con Pietro per portare delle provviste, non ci hanno detto che andavano via. Ne avranno combinata una delle loro. Ti permette di vederla, ma che non ti fa sentire la sua voce. Anche perché quella creatura non ha voce. Che c'è, Celeste? Perché ti sei fermata? Niente, niente. Voi credete alle persone che leggono una mano? Dipende. Se quello che dicono ti fa piacere, puoi anche crederci. Ma di solito sono trappole per le persone più ingenue. Forse ha ragione lei. Dovrebbero essere già qui. Piero, sei sicura di voler fare da esca? Io continuo a pensare al bambino. No, no, sto bene, Pietro, non ti preoccupare. E poi non devo fare niente di pericoloso. Io comunque ti starò vicino. Tu era meglio se rimanevi a casa. Francesco è mio amico. Non posso starmene con le mani in mano mentre voi gli salvate la vita. Lascia perdere, ho già provato io a convincerlo. Forza, andiamo. Fammi un favore. Aspettaci qua. Dunque, dall'altra parte c'è l'entrata principale del castello. È presidiata da 6 guardie, quindi per noi è inattaccabile. Questa è un'uscita secondaria. La usano per i viveri e per la servitù. Ci sono 2 guardie, ma una è sempre in giro per il cortile, quindi davanti alla porta ne resta una soltanto. Come facciamo a sapere quando comincia il giro? C'è una finestra sopra il corpo di guardia. La guardia ha sempre con sé una lanterna. Quando la finestra si illumina significa che sta per cominciare la ronda.
Quanto tempo abbiamo? Direi tra i 6 e i 7 minuti. Però stasera fa freddo, può darsi che la guardia cammini più velocemente. Facciamo 5 minuti così siamo sicuri. Va bene. Sta cominciando. Andiamo. Rifugiarsi a casa. Questo è un carcere, non possiamo aprire a nessuno. La supplico, sono in pericolo di vita, la prego. Le ho detto che non posso trasgredire gli ordini. Non ha boccato. Aspetta, insisti, insisti. La prego, mi sento male, la supplico, mi apra. Mi sento svenire, non ce la faccio più. Che Dio la benedica, grazie. Ah, la caviglia. Ma che succede? Scusi, la caviglia, mi sa che me la sono slogata venendo qua. Venga, l'aiuto. Se magari mi... Non ha le chiavi. Non ha le chiavi, guarda dentro. Eccole, io vado. Via, via, via. Francesco! Francesco! Sono qui. Sono qui, in fondo al corridoio. Sono qui. Ciao. Non riesco a crederci. Come hai fatto a entrare? Lascia perdere. Fuori ci sono Alfiero, Riccardo ed Elisa. Elisa. Guarda, la chiave è quella più lunga. Quale? Questa va, quella arrugginita. Questa. Questa. Vai. Forza. Da questa parte! Dove sono gli altri? Corri! Questo non è il momento, Francesco. Alfiero, neanche per ringraziarmi. Tieni, prendi questi soldi e questi documenti falsi per tutti e due. Ma io non ho... Tu sei compromessa. La guardia che tu hai ingannato può riconoscerti. Devi andare via con lui. Ragazzi, bisogna sbrigarsi. Le guardie stanno uscendo per l'ostrazione. Allora... Elisa. Vengo con te. Benissimo, avvertirò io Agnese. Prendete voi, Calesse. Se non intanto ci disperdiamo per la città. Vai! Voi andate di là! Bene, va bene, andiamo! Giù, verso gli argini del fiume! Se non ci sbrighiamo ci prenderanno. Forse è meglio separarci. Sì, rimango io con lui. Posso cavarmela anche da solo. Preferirei che ci lasciassimo dalle parti di casa tua. Buona fortuna. Per trovare mia figlia, adesso tornando devo essermi perduto. Stavo appunto cercando la strada per la stazione. Ah sì? Mi favorisci i documenti? Sì, i documenti. Fermo! Questo è uno dei complici dell'evaso. Ma di che cosa sta parlando? Riconosci pure questo qui, il più giovane? No, no, no.
Guardate che lui l'ho incontrato per la prima volta 2 minuti fa. Gli ho fatto la stessa domanda che ho fatto a voi. Sì, è la verità. Come vi chiamate? Sono il conte Riccardo Aldovrandi. Questi sono i miei documenti. I documenti sembrano in ordine. Va bene, andate. Attento che a quest'ora la città non fa per i signorini come voi, eh? Grazie. E lui... Questo intanto lo portiamo in prigione. Così il conto torna. Uno è scappato e uno l'abbiamo riacchiappato. Che fa? Spia dietro le porte? Non si arrabbi, Celeste, se non ho bussato alla sua porta in un'ora così tarda. Meno male che se ne rende conto da solo. Sì, solo. Disperatamente solo. E invece noi esseri umani siamo fatti per stare insieme, non trovi? A tempo e luogo può darsi. Ma in questo momento non ho voglia della compagnia di nessuno. Che durezza di cuore, Celeste. Ha davanti a sé un caro amico che vorrebbe godere della sua compagnia. E lei lo manda via, così? Herman, per favore, mi lasci in pace. Vorrà dire che dovrai farti forza. Gli ho detto di andarsene. Tu non me la racconti giusta, Celeste. La missione in Africa, l'orfanotrofio. Tu fai di tutto per sembrare una santerellina, ma io intuisco dentro di te un fuoco, una passione che mi accende i sensi. Ora basta. Dimmi di sì, e finalmente potrai capire cosa può succedere tra un uomo e una donna. Herman, mi lasci in pace, per favore. Così, così, brava, divincolati. Mi lasci in pace. E quando sarai stanca, allora io ti prenderò e ti gusterò. Ti è morto.